Prego, al pianoforte naturalmente sempre Fabio Centanni. Speranza, freddo timore, dentro al mio cuore stanno a pugnar. Freddo timore, dentro al mio cuore stanno a pugnar. Dolce speranza, freddo timore, dentro al mio cuore stanno a pugnar. Dolce speranza, freddo timore, dentro al mio cuore stanno a pugnar. Freddo timore, dentro al mio cuore stanno a pugnar. Dolce speranza, freddo timore, dentro al mio cuore stanno a pugnar. Noi voleremo, domanderemo amore mai da guidar, ricercheremo, ritroveremo amore mai da guidar, amore
Mamma, ragazzi, fantastico. A quest'ora poi è semplice, eh? Bravo, bravo, Granata, dicci, digli, digli e dicci. Guarda com'è rilassato. Ma prima di tutto così, sì, che l'abbia cantato, lui ha una facilità estrema e sta studiando per così, per capire bene la tecnica di tutto la tessitura, non soltanto dell'acuto e dell'agilità, ma anche dell'adagio, quando c'è un lento, quando che è la cosa il più suono, sì. Però lui capisce subito, però sa che deve lavorare su questo. Tu, però, che hai una consuetudine anche proprio col tenore leggero, avendo avuto tutta la prima parte del tuo repertorio con partner incredibili, diciamo, al tuo fianco, lui a che tipo di tenore leggero appartiene? Perché anche lì ci sono delle sottocategorie, cioè lui secondo te sarà sempre rossiniano così o potrà evolvere? No, anche secondo verso, me può cantare poi Bellini, Donizetti, più in là Donizetti, sì. Ah, ecco. Ma non adesso, perché ha tutto un repertorio anche rossiniano, dove veramente lui è, può, è un numero, è un Rossini numero, e Mozart, quindi principalmente Mozart. Però sì, esatto. Mozart, ma non tutto il Mozart, secondo non tutto. Me no, per Del me Monte. Per esempio Così fan tutto, un personaggio che lui fa molto bene, ma deve anche qui migliorare alcune cose. Ma dove deve lavorare una, lui secondo te? Appunto nel centro, trovare una tecnica migliore che poi lo aiuta anche ad andare in alto con molta più facilità. Lui è un po', diciamo, come Ghedda, che ha questo questa facilità, proprio ecco, io spero alto che faccia la carriera di Ghedda, glielo auguro, perché Ghedda è arrivato oppure a cantare anche, i Vespri Siciliani o Wagner. Anche Alfredo Kraus, che sì, certo, aveva questo centro bellissimo, no? Alfredo. Solido. E poi questo giro del suono in testa, che si parla poi sempre di appoggio e giro dei suoni acuti, che lui ha capito, ma sta studiando per migliorare, per essere sicuro al 100%. Certo. Qui è molto difficile cantare in questa stanza, perché sì, è terribile. Lo studio è una sala, Renata. No, è una stanza come la mia, cioè, che è enorme. C'è il sipario. Diciamo così. Spieghiamo, è enorme come la mia. Al pubblico che non siamo, ecco, non siamo davanti alla webcam, quindi non ci potete vedere su internet, però siamo in sala M dal vivo, in diretta, vivo, ecco, è una sala molto grande. Diamo la prova che siamo 36 e 06, ecco, 07, quindi eccetera. Quindi siamo qui. Io ho apprezzato molto le agilità, anche erano molto belle, perché erano molto fantastico, limpide. Ma ecco, l'agilità strumentale, dicevo, perché deve sapere tutte le note, certo, che canta, le deve contare e sapere tutte le note. E lui è anche musicista, per cui c'era l'elasticità anche giusta della voce. È venuto il momento adesso di Dušica, giusto?